Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Scusami, posso mettermelo in bocca? No! Scusami, non era modo per risolvere. Scusa, non volevo che facesse crack. Ti ho fatto male? No, davvero? Posso fare qualcosa? Ma no, non mi hai fatto Metti male. Nella bottiglia. Non no, guarda. So. La prossima volta. Scusami. Sei già guarito. Sì, anche a me. Però, purtroppo, sono tutte bestie come me. È difficile. No, purtroppo... Chiaro. Ma secondo te che... cioè, manda così, tu parli... Secondo te che cos'è che mi manca per essere un ragazzo appetibile? Per te, oltre alla bellezza, dico a livello caratteriale. Dovresti mangiare di più. Dovresti? Sei di Catania, però okay. Vivo qua a Milano. Ok. Per questo di qua. Sei venuta qua in aereo? Qua sì. Ok. Anche tu ti hai fatto la fila per il passaporto tipo 3 ore, un botto? No. Minchia, io sì. Sono venuta con la carta di identità. Porca veramente? Sì. Vabbè, le leggi cambiano a vista d'occhio. Ma tu sei nato a Milano? Sì. Tu? Aspetta che mi sposto un attimo. Siamo in tilt qua. Andiamo a vedere la top 5 giocatori più orribili di Only Up. Numero 1. Simone Buratti in arte Grembo. Il suo stile di gioco è un mix di abilità tra Bebe Vio, Pessotto e Tommaso Pobega. No. David Rubino afferma. Dura più una mia scopata che Simone sulle macchine in volo. Ciao Manuxo. Ci do un nuovo video su Geopop. Rob. Geopop? Sì. Grande. Beh, Manuxo. La verità è stato Dio a cambiarti. Non ha riso nessuno. Perfetto, scusa la platea. Scusami davvero. Ma senti un attimo, Vittoria, come va lì nella casa dove vivi? Dove sei ora, Milano? In questo momento sono in Spagna e non far finta di non saperlo. Comunque... Bravo Simone, complimenti. Ma cazzo far sapere che sei in Spagna, scusami. Non mi avrebbe mai tradito. No, io non lo farei mai, te lo giuro. No, sono incazzate. Dai, facciamo un patto. Ok. 2, 3. Io? Mi hanno toccato. Ma questi patti veramente fanno male all'uomo. Parità dei sassi, è giusto che mi difendo, no? Coco? Se vengono in 5 ragazze, allora a parte che è strano che succeda una roba del genere. Beh. Poi se tu stai così. Dipende con che le mani... ragazze becchi. Cioè beccassi Vittorio Razza e le sue amiche, che sto dio mi vorrebbero uccidere. Esatto. Dipende da che ragazze sono. Cosa vuol dire? Cioè, vabbè, sono tutte alte 1,20 m, chiaro che non le picchierei. Però sono in 5. Dico. No, è un gioco che facciamo a volte. La mattina ci svegliamo alle 5 di mattina perché il nostro figlio torna a casa. Torna a casa, tu ti no, alzi. Ha 16 anni. Ha 16 anni. Non torna a casa alle 5. È finita che è tornato alle 5 di mattina. Già lo meno. Non devi tornare alle 5 di mattina, io sono paura. Vabbè, fa finta che entra alle 5 di mattina. È piccolo ancora. Arriva da te, annusi e senti che ha un fortissimo odore di sbarra. Sto scherzando. Ha un fortissimo odore di fumo. Forte, cioè proprio chiaramente affumato. Cosa gli dici? Niente. Dove ci hai visto? Su Twitch o su TikTok gli spezzettoni? No, io seguivo su Twitch. Spezzettoni, oh, ho commentato con il chat. Com'è andata? Molto bene. Sì, un botto. È stato divertente. Ci siamo divertiti molto. No dai, basta zio. No zio, non so se hai visto cosa ha fatto. No, cosa hai fatto? Vabbè zio, ho capito. Dai Simone, tu fai tanto. Fatto tu uno. Sei toccato? Perché mi sento gender fluid? Chi te l'ha fatto? Lei. Francesco è grasso. Piacere, Chiara. Alice, piacere. Oh, forse prima non è. Sì, ma... Lui ci ha provato con lei, piacere, ha detto che ha visto delle possibilità. Ma dai, no, basta. Ma... Guarda, dai. Sto zitto. Chiara, piacere, Chiara. Due sono vestiti uguali. Francesca. È vero.
Lei è sempre figa. Sì, amore. Ma io sono più diverso. Non è più bello. Non sta facendo? Si parla di un arco di cazzo, non ci credo. Se ne va. Vabbè. Se ne va davanti alla verità dei fatti. No, no, no. Se la scappa di fronte alla realtà. Scusami. È questo. Non devi toccare! È questo, non guarda. Non toccare! Si arrabbia di fronte alla verità dei fatti. No, adesso. Sclera. Continuate a pensare come cazzo dice lui, perché lui è la voce della verità numero uno. Porca puttana. Oh, è permaloso, raga. Ma è cazzo davvero? Sì. Viridea. Viridea, sì. Davvero? Sì, sì. Andavo sempre. Però voi non avete animali domestici? Sì. Ma no. Posso chiedere una domanda assurda? Ma avete mai fatto una sega al vostro cane? No, la mia era una femmina. Io sì. Io non ho il cane. E anche viceversa. Un gatto? Faceva il vibrito. Ah, io anche un gatto, È castrato? Sì, entrambi. Entrambi, il mio no, invece ha il cazzo bello duro. Cioè, e ti scopa? Bambo. Ho capito. Ma vabbè, amore, dai. Cos'è? Io strappavo via dopo che gli hai dato 2 euro, cos'è? No. No, scusami. Scusami, ti ho fatto male, scusami, non ho fatto apposta. Non ho fatto apposta, scusami. Non ho fatto apposta, te lo giuro. Non ho. Ah! Non l'ho fatto apposta. Scusami. Ti giuro, non ho fatto apposta, scusami, non ho fatto, te lo giuro. Suca! 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 Vabbè. Io ho detto che non sono forte. Guarda, con un livido, guarda. Quella è la puntura di un calabrese. No, perché mi ha morso. Allora? Minchia, zio, umiliato. No, è un bel... Ma è proprio volontariamente fatto, cioè capisco. No, volontariamente ti dico, madame, ti scorreggio in faccia. Madame. Ma io invece ho una domanda a voi. No. La cosa più strana che vi è successa al primo appuntamento? Di non pagarla. Di? Di... Non ho capito. Te? Io? Al primo appuntamento? Più strana? Che non l'ho picchiato. Ma fa? Ciao, primo Y. Ma primi Y qua, primi X, via! Beh, ascoltami, amo. Simo, vorresti dirmi che sono dei brutti ragazzi? Ma non è che... Va bene, sono dei bei ragazzi, non è che per questo ti devi fare sborrare addosso. Ma cosa vuol dire? Ma Berta, ma che esempio è? Innanzitutto, piano con le parole, perché vengo lì dove sei, ti calmati, do una pizza. Va bene. Calmo. Mio fratino, sorride. Nessuno... Merluzzo. Ma sentite dal telefono o sentite dal microfono solito? Cioè, se parlo qua mi sentite bene, meglio, pa, e questo pa. Scusalli, Bene. Prego. Ma magari poi lo hosto. Boh, in realtà vediamo. Grazie Vostok, grazie mille, molto gentile. In realtà sembra una roba pure carina, insomma, più o meno. No, non me ne frega un cazzo storia di Roblox, perdonami. La rifaremo una live con Gaia Clerici, ragazzi, prima o poi la rifaremo una live con Gaia. In futuro, ma prima o poi la rifaremo, vedrete. Vabbè, qua la solita rumena. Non sono visto tre. Vabbè, ma però ci parliamo durante le notti, il giorno, abbiamo fatto live insieme, insomma, siamo amici. Siete amici? Ok, Blur? Sì, dovrebbe esserci anche lui. Ah, bene. Anche lui si becca i tuoi sfoghi. Ma pensate al mondo. Pensate. Già. Come va con Mary? Tutto bene? Avete fatto tatuaggio per la vostra amicizia? No, ancora no. No? Però ce l'abbiamo già in mente.